luoghi sono evidentemente qualcosa di più dei contenitori, però i due casi napoletani che abbiamo qui hanno dei contenitori assolutamente meravigliosi, degli spazi, come dire, che chiedono di essere interpretati. E allora darei la parola ai due amici dell'ex asilo Filangieri, che sono Nicola Capone e Andrea De Goizueta, scusa Nicola, non mi ricordavo il tuo cognome, che hanno animato questa esperienza nota, credo, a molti dell'ex asilo Filangieri, che è anche una concretizzazione delle linee di politica del comune di Napoli che ci hanno raccontato il dottor Pascapè prima, e viceversa, cioè c'è un rapporto dialettico, credo, fra queste politiche e la loro esperienza. Sì, infatti io vorrei fare un piccolo escursus sull'aspetto più artistico della sperimentazione, più artistica e culturale, poi lascerò la parola a Nicola per quanto riguarda l'elaborazione anche giuridica. L'ex asilo Filangieri è un bellissimo palazzo del Cinquecento che è situato al centro del centro antico di Napoli. È un po' tutto ciò che ha già descritto e già viene ben descritto nell'oggetto delle buone pratiche di quest'anno. E tante cose, anche un centro multifunzionale, che ha ospitato in questi 5 anni, 2 giorni fa ha compiuto 5 anni, il 2 marzo del 2012 è stato il primo giorno di occupazione di questo spazio, in questo poi lungo processo di riconoscimento anche istituzionale. Ha ospitato migliaia di attività avviate da migliaia di soggetti produttivi, artistici e culturali diversi: residenze, laboratori, concerti, proiezioni, mostre, assemblee, attività sociali, orti urbani, feste popolari. Diciamo, è uno spazio in cui si sono connesse e si connettono continuamente arte, intesa in tutte le sue declinazioni, e socialità, in cui si abbattono i muri di autoreferenzialità che ci sono che separano arti e saperi, e dunque dove si intrecciano interessi e passioni di tanti pubblici diversi. In 4 anni abbiamo contato circa 200.000 presenze. È fondato sulla partecipazione reale, nel senso che la sua gestione avviene in maniera orizzontale, pubblica, assembleare, settimanalmente, non ha intermediazioni formali, e dunque chiunque può parteciparvi sentendosi parte integrante del processo di gestione e di creazione. Diciamo, è uno spazio inedito in città da questo punto di vista. Si inserisce nelle mancanze di un sistema, quello culturale, che ogni giorno perde sempre più pezzi e che dunque non è assolutamente in competizione né in concorrenza con tutti gli spazi vicini, con gli altri teatri, con gli altri centri culturali. Al contrario, tende a favorire incontro e collaborazioni, tende a fare sistema. L'asilo non è un teatro canonico, è innanzitutto un'officina a disposizione degli artisti indipendenti per poter costruire il proprio lavoro e poi presentarlo nei circuiti più svariati. Non programma come un teatro canonico, non ha mai avuto una stagione prestabilita di spettacoli. Diciamo, la programmazione di residenze, prove e spettacoli si determina di volta in volta, a cadenza settimanale, accogliendo la necessità del momento degli artisti, senza soffocare le urgenze che una programmazione a lungo termine potrebbe provocare. Anche per quanto riguarda il sistema delle residenze, che da qualche anno è entrato nei parametri ministeriali, laddove si utilizzano i bandi per offrire questo tipo di residenze, scegliendo 1, 2 o 3, per poi escludere tutti gli altri, per non dare vita a tutti gli altri, all'asilo si tende ad accogliere tutti, ma veramente tutti, evitando criteri di selezione, o almeno evitando i criteri di selezione classici, diciamo, delle direzioni artistiche. E lo si fa con flessibilità, senza scadenze o limiti di età, under 35, under 40, tentando di accordarsi nella maniera più armonica rispetto ai tempi dello spazio degli artisti. E dal punto di vista, con questo sistema, in termini di qualità, sono nati liberamente decine di lavori inediti che hanno avuto notevoli riscontri in Italia e all'estero. E si accolgono, diciamo, gli artisti offrendo loro uno spazio per provare. All'asilo è stato autocostruito da zero un teatro multifunzionale, un laboratorio per costruire scenografie, una foresteria per dormire, strumentazioni per la promozione, il sostegno di un gruppo di comunicazione, un contatto diretto con il resto della città. Veramente si lavora, si fa quel che si può. Ed è su queste pratiche che, diciamo, in cui si inserisce dal punto di vista giuridico l'idea dell'uso civico. Ecco, l'uso civico è stato lo strumento attraverso il quale ci è stato possibile tutelare tutta una serie di modalità altre rispetto al sistema vigente.
modalità come l'accessibilità, l'inclusività, la solidarietà, la cooperazione. È importante dire che nasce da una pratica che stava già avvenendo nel reale. In questo caso il diritto è nato dentro la pratica, non a gentile concessione dell'amministrazione pubblica. Ha camminato e cammina di pari passo con le pratiche, non si mette davanti, non ha una funzione autoritaria. E cosa comporta tutto questo dal punto di vista artistico e creativo? Che con l'uso civico l'asilo riesce a realizzare nel presente tutto ciò che con la politica solitamente arriva in ritardo. Riesce ad abbattere lo scollamento dei tempi della politica. Per esempio una riforma, nel mentre che si discute, si applica, diciamo, viene pubblicata, alle volte è già inattuale rispetto alle esigenze degli artisti. Comporta che si riesce a offrire alla produzione artistica la possibilità di manifestarsi nella sua autenticità, nella sua urgenza, nella sua freschezza e dunque a restituirne la sua anima più intima. Per fare tutto questo l'uso civico presuppone un'autonomia culturale assoluta, autonomia dall'ingerenza politica e autonomia dalla pubblica amministrazione, e questo è un altro, diciamo, elemento di conflitto, un conflitto positivo, propositivo, perché noi abbiamo lottato dal primo momento affinché l'immobile restasse pubblico, non assegnato a qualche privato, tantomeno a chi aveva occupato. È nella piena titolarità dell'ente pubblico che riconosce alla comunità aperta, potenzialmente illimitata di artisti, di autogestirsi e di autonormarsi sulla base di un regolamento condiviso. E io su questo vi ringrazio, ma passerei la parola a Nicola. Sì, abbiamo nel tempo che rimane prima del suono dell'uovo bianco, vorrei ringraziare proprio Mimma e Giampiero. Mimma in modo particolare perché recentemente ha pubblicato un articolo in cui raccontava bene quello che stava accadendo al teatro, ai lavoratori, alle lavoratrici dell'arte, allo spettacolo, della cultura. Perché quando noi parliamo di queste nuove pratiche, stiamo parlando di pratiche conflittuali, stiamo dicendo che in quegli spazi residui citati prima c'è una nuova forza, c'è una forza, c'è un modo diverso di fare opera e mettersi in opera che richiede nuove istituzioni. L'uso civico e collettivo è stato prima un modo di vivere e gestire gli spazi e poi è stata una nuova istituzione. E qui proprio la radice etimologica di questa parola è importante, istemi. Istituire significa, è un modo di stare. Ecco, noi abbiamo lavorato molto in questo modo, in questo stare. Che significa e come si sta in una nuova forma, in una forma che è collettiva? Il cuore della nostra attività è l'assemblea di gestione. Che significa assemblea di gestione? Significa che tutti i lavoratori e le lavoratrici dell'arte, dello spettacolo e della cultura si misurano con gli altri, in modo interdipendente programmano, si prendono cura dello spazio, hanno l'esigenza di far aderire, questo significa autogestione, per esempio nella nostra pratica, far aderire i bisogni, i desideri, l'immaginario di pratiche escluse con la cura e la gestione dei tempi e dello spazio, che solitamente erano invece detenute dalla pubblica amministrazione che le concedeva. Allora, perché noi ci immaginiamo spazi ad uso civico in ogni città? Perché immaginiamo che in una rete di spazi ad uso collettivo quelle energie che in questo momento corrono il doppio rischio, da una parte di essere prese e rapite dal meccanismo di estrazione di valore anche dall'arte, perché la produzione di ricchezza è uscita fuori dai luoghi classici di produzione di valore ed è arrivata in questi spazi, e per cui strappare e togliere chi è in opera, chi fa arte, cultura, ricerca da questi meccanismi, e dall'altra parte evitare l'isolamento. Noi siamo partiti da questa contraddizione. Molti di noi nella nostra città, una città in cui ad esempio, e chiudo, quello spazio che abbiamo rianimato era stato dato ad una fondazione privata per fare grandi eventi che desertificavano la cultura, l'arte e il teatro nella nostra città, da quell'isolamento in cui noi ci trovavamo ci siamo ritrovati in uno spazio di cura, cogestione, di interdipendenza. Ecco, l'uso civico, a parte le cose già dette, l'uso collettivo significa questo. Se in ogni città ci fossero a fianco ai teatri stabili, ci immaginavamo, spazi in cui la cultura e il teatro si possa fare in quest'altro modo, forse libereremmo energie che possono creare
ritirare quel terzo paesaggio che è tra le pieghe di quello esistente, ma che stenta a trovare una nuova istituzione.